episodio che mi ha colpito è stata l'introduzione da parte di una bambina di un concetto che non avevamo approfondito, considerato particolarmente, cioè del fatto che molto spesso se si mangia velocemente il cibo non arriva allo stomaco e quindi non si ha la sensazione di sazietà e quindi molto spesso si tende a mangiare di più perché si sente sazio perché il cibo non è ancora arrivato allo stomaco. Un bambino diceva che quando ha fame lo sente nella pancia, dopo poco ci spiega, però io quando sono felice sento che nella pancia mi sento qualcosa, tipo le farfalle nello stomaco, eccetera. Quindi si è proprio visto che da soli sono riusciti a concretizzare questo messaggio. L'ultimo incontro in una delle due classi, dove era arrivata una bambina nuova che era arrivata da qualche giorno nella classe, quindi non aveva potuto partecipare agli incontri precedenti. E senza che noi dovessimo spiegarle cosa avevamo fatto, l'obiettivo del lavoro, era stata un'altra sua compagna, quando ci ha visto arrivare, a dire: loro sono le maestre che ci parlano di cibo e di emozioni. Alla fine del primo incontro, questa è stata una delle cose più tenere e belle che mi sono successe, c'è stato un grande abbraccio di gruppo tra me e i bambini, proprio io l'ho letta come un dirmi che l'incontro è interessato, gli è piaciuto, si sono divertiti e infatti poi anche durante gli altri incontri questo clima si è mantenuto. C'è stato un momento in cui alla fine dei tre interventi nelle classi di uscio una bambina mi ha detto: lo so che voi siete psicologi, però comunque siete le mie maestre preferite. Credo che i bambini abbiano imparato sicuramente a conoscersi meglio, non solo a livello personale ma anche rispetto allo scambio di esperienze. Hanno imparato che va bene mangiare quello che ci piace, che ognuno può mangiare cose diverse e che i cibi sono spesso associati a un'emozione, quindi non mangiamo soltanto per una funzione di nutrimento, ma anche appunto in base alle emozioni che proviamo. Penso che sia un intervento dove viene enfatizzato molto l'importanza del lavoro di gruppo, ci sono diversi momenti in cui i bambini partecipano indirizzati dai due operatori, ma altri momenti in cui viene dato spazio al lavoro di gruppo. Hanno imparato a mangiare con più consapevolezza, a soffermarsi su quello che mangiano, pensando anche alle sensazioni che provano, quindi la sazietà, oppure quando non hanno fame, perché non hanno fame, che emozioni stanno provando, perché mangiano quel determinato cibo. I bambini, secondo me, hanno imparato un po' a cominciare ad avviare una consapevolezza rispetto alla correlazione tra cibo, sensazioni ed emozioni e quindi rivolgere un po' più l'attenzione al proprio corpo e al proprio stato emotivo. Fermarsi a riflettere su: sto mangiando perché ho fame, sto mangiando perché sono triste, perché sono arrabbiato, perché sono felice. I bambini sono cresciuti molto anche nel corso degli incontri. Abbiamo presentato dei questionari ai quali avevano risposto sia gli insegnanti che i genitori di alcuni bambini che avevano preso parte agli interventi. Nel momento in cui è stato chiesto loro di valutare quella che poteva essere l'efficacia e la qualità degli interventi, molti genitori hanno potuto anche riscontrare un cambiamento a casa, soprattutto perché i bambini hanno raccontato loro cosa hanno fatto, cosa hanno imparato, insomma cosa hanno vissuto con noi in questi interventi. Quanto sia i genitori che le maestre abbiano capito e compreso l'obiettivo del progetto e l'utilità del progetto. Mi ha colpito la grande commozione di un'osservatrice che si è commossa proprio su come il progetto potesse essere utile e come abbia sensibilizzato i bambini. Ciò che mi ha colpito, più che colpito forse che mi ha entusiasmato, è vedere dei bambini alla presentazione conclusiva del progetto. In particolare io ho rincontrato tre dei bimbi con cui ho lavorato. Mi ha colpito che una mamma in conclusione lamentasse un po' una mancanza di coinvolgimento dei genitori, non tanto in modo critico, quanto proprio come un po' una richiesta che permettesse ai genitori di avere competenze, conoscenze e strumenti in più per affrontare ciò che potenzialmente potrebbe accadere ai loro bambini.